Vabbè, tutto su Mr. Camarium, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like, che per me è molto importante. Oggi parleremo dell'ugello della stampante 3D, che molte volte è arrivato a consumare circa un chilo e mezzo di materiale, l'ugello va a otturarsi. Quindi, visto che questa è una procedura molto antipatica, io vado a mostrare una tecnica che ho applicato per quasi 6 mesi che sta funzionando. Penso sono andata a stampare quasi 2,5 kg di materiale, l'ugello è ancora pulito. Adesso vi mostro prima da una foto, da un'illustrazione, cosa succede, perché succede questo. Per farvi capire perché si ottura un ugello della stampante, vi faccio un esempio di un saldatore elettrico per lo stagno. Questi saldatori possono raggiungere dai 400 ai 500 gradi. Quando vanno utilizzati, il materiale che viene sciolto rilascia una sostanza, un ossido, che forma a lungo andare uno scudo. Questo scudo fa da isolante termico, in pratica impedisce alla parte riscaldante di continuare a sciogliere il materiale, lo stagno, perché la temperatura non viene più raggiunta. Quindi la soluzione sarebbe quella di pulire l'appunto con un antiossidante. Ma la stessa cosa non posso farla con un ugello, non posso inserire all'interno dell'ugello un antiossidante, perché l'antiossidante andrebbe a sciogliersi e a mescolarsi con il PLA, lo ABS o qualsiasi altra sostanza che utilizzate voi per le stampe. Però la soluzione l'ho trovata in un olio. Effetti ne ho provati diversi fino a trovare quello della Singer, utilizzato per le macchine per cucire. In questo modo l'olio, quando entra all'interno dell'ugello, mantenendo delle temperature alte, si porta via anche le scorie rimaste del materiale in questione, che io stampo molto con il PLA, però credo che non dovrebbero esserci problemi neanche con l'ABS. Adesso da un video vi faccio vedere come inserisco l'olio all'interno dell'ugello. Per questa tecnica andremo a utilizzare una siringa con ago annesso. L'ago lo andiamo a inserire all'interno della gola dove cade il filo del PLA. Poi subito dopo andiamo ad aggiungere una goccia d'olio. Poi prendiamo la siringa, la carichiamo d'aria e la andiamo ad applicare sopra e scarichiamo l'aria dentro in modo da spingere l'olio all'interno dell'ugello. Attenzione a non mettere l'olio dentro la siringa, perché questi tipi di olio gonfiano il gommino, rendendo inutilizzabile la siringa anche per altre applicazioni. Adesso ho avviato una stampa e vi faccio vedere come l'olio va a scaricarsi totalmente senza rimanere tracce sul piatto o sul materiale. Ecco, vedete, è uscito il fumo perché ha scaricato tutto l'olio che stava dentro l'ugello, e qui si è avviata una stampa che già è in corso da mezz'ora, e come vedete il pezzo è ben aderente al piatto. Non guardate tanto il piatto sporco, perché avevo dimenticato di pulirlo dopo una stampa che avevo fatto. Allora, applicare questa procedura non è stato molto complesso, quindi lo potete fare ogni volta, io lo faccio ogni volta che effettuo una stampa. Questo ridurrà comunque la possibilità di andare a sostituire questo ugello. L'ugello andrà comunque sostituito, però più campa meglio è, perché la procedura di calibrazione del piatto è antipatica. Vi lascio a voi una bella giornata. Se non l'avete già fatto, lasciate il like sopra, così, like, e iscrivetevi al canale. Se avete qualche idea o comunque qualche altro suggerimento, lasciate tutto nei commenti. Arrivederci.